Applico un primer che va a minimizzare visibilmente i pori dilatati, quindi sulle gote e sul centro della fronte. Per la base ho deciso di utilizzare l'aerografo e faccio un mix di due fondotinta di MAC per aerografo. Otterrò un effetto compatto ma non troppo pesante. Vaporizzo sugli zigomi un illuminante rendendo la base solo un po' luminosa. Con un marrone freddo faccio le ombre sotto lo zigomo e ai lati del naso e con un pennello accompagno ancora di più la sfumatura. Correggo le occhiaie con un correttore mediamente fluido e lo fisso subito con una cipria trasparente finissima. Applico un paramerocchi per far durare di più il make-up. Applico una matita nera morbida dall'attaccatura delle ciglia verso l'alto e la sfumo bene con un pennello piatto. Applico questo bellissimo ombretto metallico su base rossa sopra la matita sfumata pressandolo bene. Da questa bellissima palette prelevo un marrone medio e lo sfumo nella piega palpebrale per dare più gradualità al trucco. A salire applico leggermente questo bellissimo ombretto in polvere che fa risaltare tantissimo il colore dell'occhio di Irene. Applico una matita nera all'interno della rima inferiore, superiore e all'attaccatura delle ciglia, sfumandola leggermente. Applico sul dotto lacrimale un po' di pigmento crema con riflessi oro e sotto l'arcata un ombretto panna opaco, visto che già tutto il trucco è molto metallico e luminoso. Applico le ciglia finte a ciuffetto lungo tutta la rima ciliare, mimetizzandole con le ciglia naturali. Applico un mascara con scovolino sottile per intensificare e mimetizzare le ciglia appunto naturali. Applico un velo di cipria molto sottile su tutto il viso con questo bellissimo pennellone a ventaglio che è di Sedona Lace. Applico un leggero tocco di blush luminoso sulle gote. Ridefinisco ed aggiusto la forma delle sopracciglia con l'eyeliner in cake ed un pennellino molto sottile che mi permette di ricreare i peli. L'eyeliner in cake è un eyeliner idrosolubile che mi aiuta praticamente a ridefinire ma senza appesantire il sopracciglio. Rimuovo il burro di cacao applicato precedentemente ed applico questa bellissima matita su tutte le labbra come se fosse un rossetto.
Applico al di sopra un rossetto di mezzo tono più scuro ed al centro applico un correttore in stick per ricreare un punto luce naturale.